Chi ha perso è caduto, chi ha vinto è stato glorificato. Ogni anno tutto ricomincia e la fiamma dell'eterno conflitto tra le fazioni di League of Legends si riaccende più lucente che mai. Preparatevi a Red Bull Factions 2018. Bentornati ragazzi qua su PG Sports, ridiamo e scherziamo del Nord America, ma volete dimostrare di essere migliori di loro? E allora iscrivetevi a Red Bull Factions, punto esclamativo RBF, per tutte le informazioni riguardo, anche in chat fatevi guidare da quelle che sono appunto le nostre persone addette in chat, perché sono state messe lì apposta, anche perché sennò non stanno lì a fare niente, che stanno a fare? Sono a guardare la chat, scrivono a guardare la partita, nel senso... Queste partite. Bentornati qua al North American LCS. Io sono Sarengo, come Ferkton e Fera. Stiamo per andare in un'altra bella partita, ovvero 100 Thieves Golden Guardians. Andiamo a vedere la formazione dei ragazzi dei 100 Thieves. Andiamo. Sunday nella corsia inferiore, abbiamo Anda nella giungla, Ryu nella corsia centrale, Cody Sun e Afromoon nella corsia inferiore. L'urlo contro Mickey, Deftly Matt invece per i Golden Guardians. Mickey si gratta la testa e dice: che ci faccio qua? Boh, non lo sappiamo neanche noi. È la stessa cosa che si chiedevano i Rocks Tigers quando lui giocava all'interno di quella formazione. Wow! Oh! Ricordiamo, per quelli che non conoscono la storia di questo giocatore, militava nei Rocks Tigers, ma faceva pena. Invece... No, non è vero. Era un giocatore che o vinceva tanto o perdeva tanto. Non c'era la via di... È tipo l'uni... Più la seconda della prima. No, in realtà anche la prima abbastanza. Ok, evidentemente, dai. Però... Sai, quando il resto della squadra non carbura, purtroppo doveva farlo lui per gli altri. Proteine. Esatto. Nella prossima partita vedremo le due squadre dei Golden Guardians e dei 100 Thieves, che sono due squadre molto diverse, ancora una volta completamente eterogenea. Non sono due playstyle similari. Abbiamo dalla parte dei Golden Guardians un Mickey nella corsia centrale davvero importantissimo come perno della squadra, ma dal mid to late game. Per il resto il vantaggio viene dato da Contrax, Deft e Matt. Nella squadra di 100 Thieves invece completamente diverse, con Ryu molto più attivo fin dalle fasi iniziali per cercare di dare vantaggio alle parti giuste della mappa insieme a Afro, e un Sunday nella corsia superiore come pilastro portante della squadra. E davvero tanto rispetto ancora una volta all'Heimerdinger di Deathly. Bannatissimo. Zero sorprese nel vederlo rimosso all'interno della Pikeman Phase. Così come Morgana, sempre blue side. Già, questa è una cosa che vedremo frequentemente ancora. Sì. All'interno di questa giornata. Abbiamo visto il perché Morgana è così noiosa. 2.5 secondi di binding, scudo che impedisce il crowd control, pushing nelle fasi iniziali della partita, e ti poi basta. No, ti fa pure un caffè. Magari. Se giochi bene, a fine del game viene a casa tua e dice: guarda, ti faccio anche un caffè. Macchiato, doppio, tanto zucchero e una goccia di latte, grazie. Tanto zucchero, mamma mia. Ho bisogno di energia. Secondo te perché sono così iperattivo? Comunque, vediamo subito il first pick di Zoe. Ovviamente il ban di Thalia, praticamente uno standard oramai. Generalmente blue side la vediamo rimossa, non tanto red side. Mickey tuttavia potrebbe tranquillamente andare di Talon, però siamo ancora nella prima rotazione. È prestissimo, non lo so, per questa Zoe. Comunque Talon, abbiamo visto la scomparsa di quel campione dopo la rimozione dello smite dai mid laner. Da quando hanno rimosso la possibilità di fare funnel, non vediamo più il smite livello 1 campo in giungla da parte dei vari mid laner. Tuttavia i ragazzi di Golden Guardians vanno per quella duo, no? Brom, Varus, molto molto forte nel 2v2, e dall'altra parte i 100 Thieves rispondono. Ormai ci hanno abituato con questo Xayah Rakan, la vediamo sempre da parte loro. Sì, c'è a disposizione, perché di solito Rakan è bannato, in questo caso no. Non contro i 100 Thieves, stranamente. Non c'è tantissimo rispetto per Afromo a quanto pare nelle Più che altro, guarda i ban da parte dei Golden Guardians, erano praticamente obbligati. Quello è vero, quello è vero. Thalia, Nocturne, Aatrox. Dall'altra parte i ban particolari sono stati quelli di Heimerdinger e quelli di Kindred, non necessari. Ma non lo stesso per Gragas. Beh, comunque Gragas, ricordiamocelo, è un flex tra la corsia superiore e la giungla, pertanto zero sorprese nel vederlo. E se sei negli H2K, anche nella corsia centrale. Vediamo il ban di Gangplank, così come LeBlanc. Per il momento zero sorprese all'interno di questa Pikeman Phase, onestamente. Stanno bannando semplicemente i comfort di ciascuna delle due formazioni. Anche il Gnar ban comunque è abbastanza comune nelle mani di Sunday. Mi aspetto di vedere un Dr. Mundo prima o poi saltare fuori all'interno di questa Pikeman Phase, però per il resto zero cose da commentare. Per i GGS il Mundo dovrebbe essere abbastanza chiamato, vediamo se la risposta di 100 Thieves si concentrerà ancora nella corsia centrale, con magari un Orianna o uno Yasuo, ecco, in questo caso. Va bene così.
abilitando così il dottor Mundo dei Golden Guardians. E qua potrebbe arrivare, tuttavia le risposte sono comunque a disposizione della formazione dei 100 Thieves. Ultimamente non vediamo più il Darius saltare fuori all'interno delle varie Pokémon Phase, quindi anche se vai di dottor Mundo qui, la risposta non salterebbe fuori da parte dei 100 Thieves. Tuttavia vanno per Orianna nella corsia centrale, un Control Mage nelle mani di Mickey, che sfortunatamente per lui non ha funzionato così tanto all'interno della giornata di ieri. Ma era uno dei pochi TSM. Era uno dei pochi pick rimasti contro Zoe. Abbiamo visto contro Zoe o vedi assassino, appunto LeBlanc, una Syndra che è mezzo mago, oppure uno dei Mighty Safe come Orianna e come Ryze. Mi piace come i ragazzi dei 100 Thieves abbiano detto: ok Anda, ti diamo un tank jungler, tieni Sejuani, va bene nel matchup contro Gragas in giungla. Perciò adesso mi aspetto una qualche sorta di carry top laner nelle mani di Sunday. Sì, una Camille? Potrebbe esserci. Con Rakan funziona benissimo. Potrebbe anche esserci Jarvan, che è comunque un altro dei campioni. Oddio. Rumble, Jace. E là! Il Jace che ti piace tanto. Yes! Korean Jace, yes! Locked in Korean per Jace. Sunday. Per Sunday! La cosa divertente è che stiamo vedendo un Korean Jace in NA. Abbiamo visto un NA Jace in Corea. Perciò... stasera le abbiamo veramente di tutte. Spiega, parte, spiega quello che vuoi dire. Pyrean con Jace non ha avuto la migliore delle performance. Ricordiamocelo, Pyrean, un ex giocatore dell'NALCS, giocava all'interno degli Envias prima che questi furono cacciati dal franchising. E Pyrean ha preso il posto di Faker all'interno degli SK Telecom, perché esatto, è stato messo in panchina. Pyrean ha giocato in mid lane. Il team gioca meglio attorno a Pyrean, o meglio, gioca meglio attorno a bot e top lane. Pyrean non sta a fare niente, però gioca tipo Lulu e cose del genere. Quando gli è andato Jace ha straight intato il game intero, proprio finché giochi 9 game su 10 Lulu, poi ti mettono Jace in mano, dici e mo che ci faccio con questo? È stato distrutto. A tal proposito, abbiamo Jace, abbiamo una Poppy contro Jace. Come è si comporta? Vecchissimi matchup, ce lo ricordiamo dalla season 6 dai mondiali, dove Poppy veniva presa in risposta a Jace nella corsia superiore. In laning phase non ti devi aspettare molto, ovviamente sappiamo Poppy sarà più o meno obbligata ad andare indietro contro il Jace nell'uno contro uno. Però man mano che vai avanti all'interno della partita, il potere di engage di Poppy è comunque quello che può offrire al resto della formazione dei Golden Guardians. Dovrebbe dare un leggero vantaggio nel caso questa non sia andata eccessivamente indietro all'interno della fase di corsia. Ci sono delle risposte tuttavia che può adottare Jace nell'uno contro uno, ovvero sì, andare di Presti Attack, per esempio una di queste risposte, andare per... la Mannaia Oscura e la Lama del Re in rovina nell'uno contro uno è estremamente forte contro i matchup, contro i tank matchup. È una delle scelte che vedevamo spesso all'interno della season 8, all'inizio della season 8 nell'LCK. Poi abbiamo visto Jace progressivamente sparire da lì in poi. Tuttavia è sempre una possibilità. Andare di letalità contro Poppy è efficace solo all'inizio, fin quando Poppy non ha a sua disposizione così tanti oggetti d'armatura. Da lì in poi Jace comincia ad andare lentamente sempre più in basso nella sideline. Ti invito a considerare anche il jungle, però abbiamo una Sejuani. Quello è vero. Sejuani non offre molto in termini di potenziale di gank all'interno della corsia superiore. Ma non potrebbe contro Poppy almeno. Può proteggere tranquillamente il Jace di Sunday. Più che altro sai cos'è? Gragas che non offre così tanto dal lato dei Golden Guardians. Ricordiamo una cosa però, Jace è molto molto dipendente dal flash. Se non ha il flash, Gragas ha tranquillamente l'opportunità di riuscire a gankarlo efficacemente da livello 6 in poi. Mona. L'idea è che Anda voglia rimanere attorno alla corsia superiore, non necessariamente gankarla, ma quantomeno concedere visione a quel Jace. Abbiamo visto, no, nella corsia centrale c'è la Zoe per i 100 Thieves. Nel caso tu riesca ad ottenere un push nella corsia centrale, cosa che può tranquillamente succedere anche contro un'Orianna, mi aspetto che quella Zoe comunque si muova nella corsia superiore, cerchi qualcosa di aggressivo. A tal proposito, i confronti qua si ancora una volta si configurano due squadre molto diverse, con un mid game semplicemente eccezionale da parte di 100 Thieves. Ma nel caso i Golden Guardians riuscissero a sopravvivere, thanks, dovrebbero guys, avere la vittoria. È un'intervista Prolly. Tell me about the decision making behind it. Parlando di Jace, Somebody's a pretty good player and I think he's shown he can carry really well and I really expected GGS to call us on that and play a carry top matchup, but I think they chickened out and played Poppy, so I think lui voleva il doppio match top lane tra carry. Ma se la sono fatta addosso. Come giocherà Jace in questa team comp? They didn't have enough like really easy engage for us, so I think we could get away with playing a splitter, and this is just a champion that Somebody's really good at too, so it just è davvero bravo Somebody a giocare sto campione. E Fera dovresti essere citato. No, la cosa interessante. Are you worried about those carries? Ah, parla della They gave us Zyra bot lane, so like bot lane's gonna be really good, top lane's gonna be good. Ci hanno dato Xayah, va bene così.
glad okay. you're sounding no, confident. Back to the parlava prima Prolly, adesso si ritorna. Purtroppo sembra esserci una pausa. No, è iniziato il game, Sarengo. Siamo all'interno della partita. La grafica ci porterà proprio all'interno della landa degli evocatori. Benvenuti ragazzi, questa è la quarta partita di oggi. 100 tips da una parte, hashtag 100 win per loro, e Golden Guardians dall'altra, hashtag GGS win. Oddio, hai detto Golden Guardians. Ce l'hai fatta, Sarengo. Hai sbloccato il potere divino del pronunciare allora correttamente le cose in inglese. No, è la U. Per me c'è lì. Non ci credo. Pozioni, è successo. Pozioni della corruzione. 1, 2, 3. Hashtag GGS Sarengo. Basta. Basta. E vediamo una moneta per Afrumo che va di guardiano. Curioso, questa scelta contro Matt che ha il teletrasporto di base, ma offre il libro degli incantesimi come alternativa. Quello è vero. Però volevo soffermarmi su una cosa che ha detto Prolly durante sì. l'intervista prima che ha avuto con Ovile. Ha detto: abbiamo una comp che ha già abbastanza engage di suo, non abbiamo bisogno di ulteriore engage dalla corsia superiore, pertanto eravamo ok col giocare il carry matchup. E addirittura ha detto, volevamo il carry matchup nella corsia superiore, però i ragazzi dei Golden Guardians si sono spaventati. Se la sono fatta sotto. Se la sono fatta addosso, ha detto. Quindi, era tanto, poco, no, non tantissimo rispetto, mettiamolo così, da parte di Prolly. Però ha detto ovviamente Samba è molto forte con Jace. Esatto, ha quindi visto quello che il suo ragazzo sa fare con quel campione. Quindi ero sicuro nel draftare questa sorta di campione. Mi piace il fatto che comunque ci sia la possibilità anche da parte di un team come i 100 Thieves, che ultimamente si è dimostrato sempre meno flessibile, giocare queste composizioni così bot mid lane centriche, dove Ryu è più tipo una sorta di supporto alla corsia inferiore e sì. giochi tutto in funzione di Cody Sun. Giocare questa sorta di composizione con un carry top lane, perché la cosa è che hanno già giocato carry top lane in passato i ragazzi dei 100 Thieves, ma non hanno necessariamente concesso tutte le risorse a Sunday. È stato più lui che se le prese per se stesso, per conto suo. Un mondo addirittura è riuscito a distruggere le lane. Sì. Sunday semplicemente performance straordinaria nell'ultimo quarto di stagione. Ma ormai da tutta la stagione Sunday sì. assolutamente impressionante come giocatore in generale. Ce lo ricordiamo dai tempi in cui giocava all'interno dei KT Rollster 2015 e 2016. Quanto è divertente l'ironia di Varus con la cometa che è durato un giorno in Nord America. Terzo Varus che va con la Lethal Tempo. No, anche la scorsa settimana abbiamo visto dei Varus con, sì, okay. con la cometa. Però sì, finalmente le squadre si stanno rendendo conto che, hey, anche Lethal Tempo Varus funziona abbastanza bene. E anda in top lane, anda già lì. Perché pensa di trovare, sì, pensava di trovare il campo topside, però non si rende conto che Contrax sta andando per il full clear nella zona superiore. Tra l'altro l'urlo, questo doveva essere comunicato da parte di Sunday, perché l'urlo è arrivato in ritardo in lane, quindi sapevano i 100 Thieves il fatto che comunque c'era la mancanza del jungler dal bot side. Magari pensavano rosso granchio, blu campo. Oppure semplicemente il rosso Raptors granchio. Anche. Il fatto è che il granchio comunque se l'è preso Anda, quindi sapeva. No, no, che dall'altra parte della mappa, dico. Ah, ok, ok. Rosso granchio avversario, dall'altra parte anche questo è abbastanza comune. Ci sarà l'invade, Contrax sa benissimo che i Krug sono up, dovrebbe andarli a prendere. Invece no, va a mettere un... Eccolo lei. Va a prendersi Krug, giustamente. Contrax bottom side. E quindi Anda è già indietro. Eh sì, Anda... però sai, non è drammatico. Alla fine, quando si parla dei due tank jungler, non c'è nulla di eccezionale della Gragas. Quale bisogna tenere conto. Se prendi vantaggio delle game, Gragas è brutta. Beh, quello è vero. Però, tra l'altro, sta andando di Electroshock per potenziare il tuo punto, no? Mm-hmm. È andato di Electroshock. Probabilmente andrà per quegli echi runici, del quale Gragas comunque beneficia così tanto durante le fasi iniziali. Poro. E l'ha visto. Ah, l'ha Contrax, interrotto recall. Questo vale ben più di 8 secondi. Arriva addirittura Afro, zomperà oltre il muro al sicuro. Ma quanto tempo ha perso Contrax? È la prima volta che vediamo Poro, o sbaglio? Sai cos'è che tu dici tempo perso, ma in realtà non ha perso niente se consideri il fatto che non c'è nessun campo che attivamente possa prendere Anda all'interno della zona inferiore della sua giungla, perché i Krugs gli sono già stati rimossi, il Red Buff l'aveva preso sì, all'inizio, sì, sì. I Raptors non ci sono, quindi a sto punto Anda ha interrotto il recall, ma deve recollare anche lui. Quindi assolutamente non c'è nessun tempo da perdere. Contrax ha vinto tranquillamente tutto l'early game, ha preso un intero quadrante di giungla, quello superiore, ha preso un ulteriore campo di giungla nella corsia inferiore e ha un
intero guardiano di giungla ancora da fare, che è quello che sta facendo adesso la giungla est, ha tranquillamente surclassato sotto ogni singolo punto di vista Anda. Comunque, se state guardando questo matchup top lane e dite ok, Jace è in vantaggio, questo è ottimo, in realtà ti aspetti che Jace abbia un vantaggio durante le fasi iniziali. Però è un vantaggio importante ugualmente, tanto. È importante perché è giusto che lui lo ottenga durante le fasi iniziali, però non vi aspettate che quella Poppy ottenga mai una qualche sorta di vantaggio contro Jace. Se questo dovesse succedere, probabilmente perché Jace sta commettendo qualche errore durante la laning phase, o perché in generale il team dei Golden Guardians sta giocando molto bene attorno alla Poppy di Lurlo. Inoltre il grosso del vantaggio dovrà arrivare proprio in questo momento. Perché? Perché Lurlo ha già utilizzato il teletrasporto e ha finito adesso la terza carica di pozione a corruzione. D'ora in avanti tutto il sustain che avrà sarà solo il sustain di base, e quello non basta minimamente per gestire un Jace che ha ancora tre cariche di pozione a corruzione, un biscotto e l'eventuale frutto mieloso all'interno del fiume. Questo è vero. Contrax adesso ai Raptors, Anda che cerca di contestare. Uno, non due, credo possa tre, tenere molto. Boom. Ah, anche lo smite. Contrax ha preso tutto, Anda tutto, non ha preso nulla. Tutto. Sta venendo davvero surclassato, dicevamo, in giungla. Anda... Però sai, mi dispiace sempre vedere Contrax con questa sorta di campioni. Perché? L'ho sempre pensato di più come il carry jungler, quello che davvero facendo. Porta sulle spalle il resto del suo team. Avrei preferito molto di più vederlo con Graves, Kindred, questa sorta di jungler che prendono risorse e che portano il team sulle spalle da lì. Gragas è molto di più un ok, cerco di fare qualcosa early game, però più avanti non avrò la stessa utilità, lo stesso impatto che ha il resto del mio team. Attenzione, Ryu. Tordisce Ryu. Ryu risponde insieme ad Anda, flash immediato di Contrax, e così si salva. Va a prendere il flash Ryu, bloccato da parte di Samdi sotto la torre. Primo sangue per lui, dovrebbe morire. La torre lo finisce, continuano sull'urlo. Arriva Permafrost e matti di teletrasporto. Anda. C'è anche Mickey, ha l'onda d'urto a disposizione. Deve solo raggiungere l'avversario. Uno, due colpi. L'ultimo colpo stordente di Matt. Un cartone da parte di Babbo Natale. Dice questo è per te, un bel regalo. Però sai... se l'era giocata bene Anda, il problema è che quella bolla della nanna da parte di Ryu è andata leggerissimamente fuori range e non ha preso Mickey. Almeno gli avrebbe fatto sprecare la purificazione, non gli avrebbe concesso il rientro da parte di Matt. Tuttavia, i ragazzi dei 100 Thieves hanno ottenuto una kill su Jace, quindi è comunque una cosa buona per loro. Però rivediamo il replay dell'azione. Viene bloccato Contrax. Buona l'ulti di Lurlo che spara via Sunday. Tuttavia Sunday sarà costretto a flashare in maniera aggressiva. La vediamo qui, ecco. Però viene bloccato nonostante ciò dalla presenza ferrea di Lurlo, che lo rispedisce sotto torre con la sua E. Non molto che Sunday possa fare. L'agro era andata su di lui perché era quello con più HP. Guarda in quel lì momento la bolla della nanna che è tipo un pixel fuori, sì. E Matt, anche per l'uccisione, probabilmente si sarebbe salvato altrimenti. Oddio, in realtà c'era la purificazione, quindi comunque Mickey poteva chiudere la distanza semplicemente togliendosi la bolla della nana. È vero, hai ragione. Quindi alla fine della fiera non eccessivamente importante, ma comunque importante per l'Urlo ottenere quell'uccisione in cambio. E perché questo gli concede i ninja tabi, quindi un pochettino più di resistenza in questa laning phase. E sta andando effettivamente di lama del re rovina Sunday. Contrax è pronto, dicevamo, senza il flash. Jace è morto, è un uomo morto che cammina. 42, il morto che cammina, eccolo qua, bloccato, rallentato, stordito, l'Urlo lo schianta, Contrax lo finisce. Neanche a dire che lui potesse utilizzare il To The Skies qua, non poteva utilizzare la Q in forma corpo a corpo, proprio per il fatto che c'era la presenza ferrea, quindi l'avrebbe interrotta Poppy. Il massimo che poteva cercare era una E, sparare via qualcuno, ma sì, anche lì non è che vai effettivamente a fare molto. Golden Guardians che stanno giocando bene in funzione di questa zona superiore, mentre Contrax non si rende conto che Anda è sulla control. Ok, suprema parte di Anda che si aspettava un follow up da parte di Ryu, ma Contrax credo che abbia il sesto senso in questo caso. Riesce a utilizzare il dash per disingaggiare nello stesso momento. Ma in realtà l'aveva visto, eh? Era stato piazzato il lume, ha visto la control venir piazzata da parte di Anda, e da lì ha visto che comunque non ci sono stati movimenti fuori dal cespuglio. Allora gliel'ha proprio baitata. Sì, ha detto vieni qui. Cosa che è? No, lei era quella di Gragas, eh? No, è quella di Fasquad. Nella corsia inferiore vediamo che comunque hanno una corsia completamente in equilibrio. Con un drago di fuoco, questo è una cosa che sorprende, mettiamola così. Perché i jungler sono oltre il livello 6, possono tranquillamente
ottenere azioni nella corsia inferiore, ma il focus è ancora una volta su Sunday, su Jace. Saluti, sta arrivando Anda. Bello il kite, contra esplende la valanga di danni, viene interrotto dalla presenza ferrea, cerca di finire Anda. Sunday è semplicemente spettacolare con questo campione, aveva ragione Prolly a dare fiducia a questo ragazzo. E questo è uno dei trick di Jace più divertenti da guardare, quando utilizzi la tua W in forma ranged, poi switch in melee, cominci a dare il primo colpo di passiva, quando fai lo switch in forma martello e continui con l'attack speed extra a martellare sul bersaglio. 2.5 d'attack speed per 3 auto attacchi, Jace super forte in queste situazioni. Bellissimo, ma tu utilizza la frattura glaciale, ma Cody-san immediatamente spicca al volo, non solo perché è un bello uccellino, ma anche perché ha il più maggiore letale. Ma guarda la cosa, nonostante Sunday sia andato di aerei, vediamo Bilgewater Cutlass sta andando di Lana Del Rey in rovina, quindi punterà lo split push. I 100 Thieves stanno già telegrafando ciò che vogliono fare all'interno del game. E in generale i Golden Guardians, a meno che non acquisiscano così tanto vantaggio sull'urlo, dove può diventare un vero e proprio disturbo per il resto della formazione. Oh, mi sa che sei morto. Sì. Miki? Non vuole usare la shockwave, semplicemente. Ma ha smettato Contracts. Oh, però arriva una bolla della nanna. C'è Miki davanti. Anche il barile. Un po' di danno in realtà su Contracts. No. Quindi 100 Thieves. Vabbè, prendono comunque il messaggero, nel senso, è ok. Sacrificare la vita di Anda non è eccessivamente importante per il ruolo che deve svolgere all'interno di questa partita. Un peccato che la kill sia andata nelle mani di Miki, però, che ha messo abbastanza bene all'interno. Questa è una bella bolla e quella sarà una stella vagante che va a colpire Miki in testa. Mezza vita. Blue buff deve andare a lui, ma Ryu potrebbe essere di una diversa opinione. Si mette davanti Contracts. Cerca lo snipe della bolla della nanna. Gol per quella, ma quasi. Troppo corta la stella vagante. Ryu. Che bella Zoe. Push nella corsia centrale. Che bella Zoe. Sì. Che bella Zoe Ryu, oppure che bella Zoe come champion? No, che bella Zoe Ryu. Nel senso, sta giocando una bella Zoe. Per il momento comunque non ha... Ha fatto 0, una 0, bella 2. Azione nella corsia superiore. Questo è quello che gli posso fatto dire. Fatto saltare in aria. Cronografo utilizzato. Quello è un contract bello che è morto. Vola la bolas glaciale di Sejuani. Mi sa che non ce n'è bisogno. È arrivato anche Poppy per far roteare il martello. Ma tra l'altro Miki non l'abbiamo visto, ma ha sprecato quella che è la sua purificazione. Quindi sarà molto importante nelle azioni successive. E Sam è rimasto top. Vuol dire che questa torre è andata. Vuol dire che il primo mattone va giù. Ma non solo, hanno utilizzato anche il messaggero della Landa nella corsia centrale. Nonostante il vantaggio numerico, i GGS non riescono a fare nulla. Perdono tutta la mappa. Il fatto è che tra l'altro la botlane dei Golden Guardians non è nemmeno in tempo per raggiungere quella corsia centrale. Pertanto questo è un enorme vantaggio nelle mani dei 100 Thieves, che per una volta stanno giocando correttamente l'early game. Stanno devastando l'early game. E nonostante questo sono solo 2000 gol di vantaggio. A 12 minuti sono comunque tanti, ma non E questo sono... è per via delle kill in cambio che hanno preso i Golden Guardians nelle fasi iniziali. Quindi comunque non immacolato come early game. Ma rimane positivo il fatto che possano giocare attorno a Sunday, che possano vederla sotto un diverso punto di vista. Andiamo a rivedere il replay qua. L'ingaggio di Afromo con l'ulti più la W. Vuole Bolas. Non è esattamente dei migliori, però quantomeno riescono a prendere a casa l'uccisione. Che è morto? È morto qualcuno? Miki. Miki? Con la purificazione? Era senza purificazione. Era senza purificazione nella corsia centrale. L'avevo usata prima. Aveva il flash up, ma quando vai a gankare mid lane, magari vai a gankare in tre persone con Rakan, col flash tra l'altro. Quella è una facile uccisione che può nella corsia inferiore c'era da sola Xayah, ma non viene più unita da Deathly Matta, che in mancanza di visione, che vediamo è estremamente limitata per i Golden Guardians, non sanno quanti sono e quando arriverà appunto Rakan. Rakan va nella corsia centrale, punisce Miki insieme al resto dei 100 Thieves, soprattutto visto che Jace il solo ora ritorna. Questa cosa su Miki, adesso che è senza flash, puoi continuare a farla over and over and over. Ripetizione, non c'è nulla che i Golden Guardians possano fare. Minaccia non dive. È troppo sensibile, attenzione. Mezza vita Contracts, ancora una volta di vita, la bolla della nanna. Niente 404 per lui, sta arrivando l'urlo. Cosa ci fa qua? Flash di Ryu. Bel flash. Obbligato ovviamente da parte di Ryu. Il massimo che poteva tentare in alternativa era baitare la carica di l'urlo in e ultare fuori nell'istante in cui questa stava per arrivare. Una domanda, chi va top adesso? Rivediamo l'azione. Voglio rivedere l'azione mid lane. Ecco. Perché non mi pare sia stata usata l'ulti di Sejuani. Non c'era neanche altro. Un flash arriva in. Adesso? Cioè, questo è stato un flash in. Nulla che possa fare quella povera Orianna, mentre Matt Daivato. Cody-san, Cody-san, no! Vanno per il dive, non uccidono Matt, non uccidono Deathly. Cercano di disingaggiare, barile esplosivo, la carica da parte del del Polo, scusate. C'è la skin. Sì.
Però non è neanche. È un cinghiale, dai. Sì. È un maiale. Sono qua. Dai che ci sia così tanta differenza. Pare che ho detto giraffa, non lo so. Ehi, non siamo più ai tempi di RJT. Le giraffe sono belle che andate. È vero. Salutiamo. Salutiamo le giraffe. E rivediamo questa azione nella corsia inferiore, visto che per farci vedere quella che abbiamo perso ce l'hanno fatto perdere un'altra. Ingaggio di Afro. Bello questo ingaggio. Knock-up, ma Cody-san va greedy per l'uccisione su Deathly. Ah, viene bloccato. Che comunque aveva colpito la catena della corruzione, quindi rip Cody-san. E i Golden Guardians adesso hanno occhi verso la corsia inferiore. No ulti, c'è il flash in realtà da parte di Cody-san. Ha usato già il teletrasporto per tornare in lane, quindi non esattamente i migliori degli utilizzi. Mentre il drago, ricordiamocelo, infernale, è andato nelle mani di Golden Guardians. 137 minion per quanto riguarda Sunday. Due torri, cioè due uccisioni, un assist. E la mannaia oscura sta per venire completata. L'ammontare di armatura di Rullo, però, non è niente di da sottovalutare. E allo stesso tempo ha comunque avuto contribuzioni con il resto del team. Soldi ne ha da vendere anche lui. Per ora regge botta. Puoi vendere i soldi? Questa è una cosa che non sapevo. Comunque, ragazzi, sono. Boh, non so sei cosa rispondere. Sei allibito. E quando rimango io senza parole, non so cosa dire, davvero. Ah. Però rimane Sunday. Continua a fare il suo nella corsia superiore. Mi piacerebbe onestamente che 100 Thieves possano utilizzare questo Jace almeno verso la corsia centrale. Questo perché Sunday alla fine. Ok, nell'uno contro uno eccelle, è molto molto forte contro la Poppy dell'Urlo, specialmente adesso quando chiuderà la sua mannaia oscura. Sì. Tuttavia il problema rimane il fatto che non può veramente ottenere da solo quell'obiettivo, a meno che non ci sia qualcun altro a mettere pressione verso topside, e in questo caso comunque con doppio lume di controllo all'interno della giungla topside dei Golden Guardians, Sunday non ha veramente la confidenza, la sicurezza di potersi muovere in range della torre del top laner dei Golden Guardians e cercare di prenderla. A meno che i Golden Guardians non appaiano dall'altro lato della mappa, cosa che per ora non succede. Ce ne sono solo alcuni, Gragas è ancora all'oscuro, Orianna solo adesso appare ma per pochi secondi. Però vedi, guarda come si sta muovendo Sunday, è ancora lì, è ancora fermo verso la prima torre. Perché non ci sono Orianna e Gragas? Dove sono sulla mappa? Non lo so. Ed è giusto che sia così. Eccoli qua. Viene pingato istantaneamente appena si affaccia Contracts. E infatti si va avanti di nuovo Sunday. Perché sono sulla mappa Mickey Contracts. Sunday che... Se vedete che ogni tanto si cambia forma e va in forma martello, è semplicemente per recuperare il mana. Ricordiamo la W di Jace. In forma melee, in forma corpo a corpo, ti fa recuperare mana ogni autoattacco che tiri. Ed è per questo che non si vede più la mana mune. Esatto. Inoltre ci sono anche delle rune che adesso conferiscono questo. Quello è vero. E avendo la sorcery come come ramo principale della stregoneria. Qui là, Afro, Cody-san, devono disingaggiare, bloccato. Questo è un bel po' di danno. Afro prende una valanga di danno. Coltrax riesce a demolirlo, ma corre via dopo aver utilizzato tutto il suo fascino per ammaliare Gragas. Perciò, per il momento, Golden Guardians riescono ad ottenere soltanto un recall timer vantaggioso per la loro bot lane, però Sunday riuscirà a compensare questo con una torre nella corsia superiore, mentre Mickey... Mezza vita. Ok. Pensavo più danno, onestamente, da parte di Ryu. Sono convinto che abbia più gold in base. Agli stivali di Mercurio e aveva la sfera in testa. Sì, ma sono convinto che ci siano più gold in base per Ryu. Che non abbia beccato che abbia quantomeno un orbo. Un orbo? Un orb. Ah, perché un orbo? Un orbo, no. Una sfera, un globo. Ah, ok. Perché la traduzione non è stata felice. Sì, lo so. Recall da parte di Sunday, dovrebbe andare a chiudersi la mannaia oscura. Forse anche gli stivali al secondo stadio. La mannaia oscura fa una differenza enorme perché l'urlo diventa di nuovo uccidibile. Uccidibile? Ammazzabile. Ammazzabile, ok. Mortale, mortale. Mortale nel senso che deperisce. Butta altre definizioni perché comunque stiamo sparando così, tipo... Completamente a caso. Anche perché nel game non sta veramente succedendo nulla a questo punto. Non è... Ma per fortuna, perché cioè io ho paura della prossima partita, ad esempio. Ragazzi, la prossima partita è Clutch Gaming contro Optic, non lo so. No. Io non lo casto il prossimo game. Chiamate Terenas, chiamate Kenren. E guarda Sunday cosa si va a prendere. Non va a prendersi gli stivali. Last Whisper insieme alla mannaia oscura. Quella Poppy diventa più che uccidibile, diventa più che mortale. Cade il drago. Questo è il primo drago d'oceano del game. Sì. Ricordiamolo. Un drago infernale già nelle tasche dei Golden Guardians. E per il momento gli oggetti stanno arrivando dal lato dei 100 Thieves. Chiusa la mannaia oscura. Chiuso il Last Whisper
per Someday. Adesso la pressione che potrà mettere in side lane, anche in 1v2, sarà decisamente pressante. Drago d'Oceano, che nonostante siamo a 20 minuti, garantisce due cose per i 100 Thieves. Uno, Afro può entrare e uscire dal team fight, recuperare HP, e quindi può provare degli engage su Varus Brom, nonostante siano Varus Brom. E seconda cosa, Someday ha molto meno avrà molto meno problemi di mana e avrà molto più sustain in lane, quindi potrà anche lui scambiare colpi molto più spesso contro Poppy. Rutto da parte di Contrax, salute. Oggi Papa Smithy e il buon Valdes, i due caster dell'LCK, sì, hanno fatto un'analisi delle varie tipologie di rutto di Gragas, perché a quanto pare ce n'è più di uno. E poi ci dicono noi che parliamo di cavolate durante lo stream, capito? Papa Smithy è solo bella approfondita, se lo sì, sono studiate, si vede prima del game. Si vede che hanno molto da fare. Lo sai, in LCK ci sono molti meno minuti d'azione, mentre vero, vuole farsi una corsetta. Ancora una volta è Contrax ad applicare aggressione su Afro, e Afro perde tre quarti di vita grazie all'ultimizzazione che è priva completamente di resistenza magica. Questo è una cosa standard che è giusto che accada. Adesso no, dovrebbe andare per l'egida della legione per andare a completare la convergenza di Zeke, quindi un minimo di resistenza magica dovrebbe tirarla però su. Però ancora una volta, non so che siamo ridondanti, ma dobbiamo puntare gli occhi a questa corsia inferiore. E Someday ha preso il red buff a quegli oggetti della quale avevamo parlato prima e... oh mio Dio, il danno che potrà manca mettere. Visione però nella giungla est, e quindi torna indietro appena quella wave scompare. Deve aspettare che i nemici si affaccino sulla minimappa, deve aspettare che i lumi possano essere posizionati in tal senso. Va a esplodere il... guarda come trova subito il lume che lo vede grazie al germoglio di divinazione. Va a esplodere il stai che ritorna. Deve una stella vagante completamente a vuoto. Veramente il game veramente non ha tanti spunti interessanti, se non il fatto che il Baron è arrivato all'interno della landa, quindi... Salutiamo il Baron, nostro salutiamo amico. Salutiamo il Baron, un amico carissimo. Stiamo salutando di tante avventure. Stiamo salutando così tante persone durante questa trasmissione. Vuoi salutare anche qualcuno a casa, famiglia, magari ti stanno seguendo? Li salutiamo quando capita. però comunque, con lo spawn del Baron, vision control da parte di 100 Thieves in topside. Quindi... adesso hanno quantomeno gli strumenti per poter minacciare qualcosa ai Golden Guardians, perché il problema quando giochi queste sorte di 1-4 comp o 1-3-1 split push comp è il fatto che fin quando non spawn al Baron non hai veramente nulla che puoi realisticamente minacciare, se non la pressione nelle lane singole e la visione in profondità all'interno della giungla. 1-2-3, guarda grossi... gli attacchi di Someday con la lama dell'eroina, con sì, la Swisper, con la mannegna oscura. Però per concludere il punto, se sì, non hai grossi obiettivi da contestare, non c'è veramente un motivo per Golden Guardians o per la squadra avversaria di camminare verso di te. Oh, attenzione! Ingaggiata parte di Afro, si mette in mezzo, stun su Contrax per evitare il disengage, arriva la frattura glaciale, si parlano di crowd control, ma andatissimo invece di staccarli. Molto interessante questa scelta strategica che permette di danneggiare i Golden Guardians ma non ottiene alcuna uccisione. Attenzione, l'urlo arriva dal fianco, ha flashato in. Bloccato dalla presenza ferrea. Ryu, bella la stella vagante che colpisce tre persone, raramente l'effetto ad area di questa abilità è impatto. E questa volta sì, questo permette a Someday da solo nella corsia inferiore di prendere un'ulteriore torre e ancora vantaggio. No, credo anche nella corsia centrale ci sia la possibilità, anche perché Xai è full vita. Perché stare collando? Ok, non lo so. Definitely, cioè il fatto è che tutte le ulti dei Golden Guardians sono state utilizzate al di fuori di quella di Contrax. L'urlo era occupato nella corsia inferiore perché comunque c'era Someday che stava letteralmente tirando dritto. Avevi l'accesso alla torre della corsia centrale perché non c'era la Shockwave di Orianna, quindi a questo punto lo fai. Prendi la torre, vai mid a prendere la torre. Era gratuita. Anzi, non era gratuita, te l'hai riguadagnata. Esatto. E invece no. È tipo come quando, non lo so, vai dal tuo datore di lavoro e dici: ok, è il momento per me di avere lo stipendio, il tuo datore di lavoro ti offre la busta paga e tu sei tipo... e non la no, prendi. No, però voglio la metà. Dammi la metà, mi merito la metà. Ma no, ma guarda che... metà. Ok, va bene. Lord Dominic per Jace. Salutiamo il Lord Dominic. Ciao Lord Dominic. Non l'hai capita? Come sta? Saluti Lord Dominic. Sì, l'ho capita. Però sai, Srengo, c'è quel momento della serata dove... le battute non hanno più acchitto, no? Non prendono più. E quindi dici, le lasci passare, ti passano di fianco proprio, ti volano sopra. Dici, vabbè, dai. Comete. È un altro. Comete, come stelle di Zoe. Esatto. Che volano su un non cielo sono stellato. Comete, sono... cosa? Stelle vaganti, non sono esatto, comete. La comete è la maestria. Ho capito. Beh. Che non c'è in questo game, sta a guardare il capello. Che non c'è, tra l'altro, soltanto Airi. No.
entrambe le parti. Ma la Comet in generale è sparita in favore di Unairi, sempre più presente grazie alla sua capacità di essere più reliable. Ci si può fidare della, di Airi. Airi non ti tradirà mai. No. Comunque, Kane, tu sai che questo legame durerà un'eternità. Ui, a proposito di eternità, quello che non dura un'eternità è Someday e il suo flash che è costretto a utilizzare per disingaggiare da Poppy, visto che c'era un Varus molto incattivito dietro di lei. Un po' troppo esteso, non c'era visione in profondità all'interno della giungla dei Golden Guardians. Anda, barilato in mezzo al team dei Golden Guardians, ma è Sejuani! Non ti conviene, infatti Contrax esplode così come Matt. Miki ha disingaggiato ancora la Suprema, non l'ha utilizzata. Sparato via grazie al verdetto del custode Ryu e lo salva così in realtà, perché era davvero basso in vita. Ci ha provato. A far cosa? Non lo so, però ci ha provato lo stesso. Ryu in grado di rimanere in vita, lo stesso vale per Someday. 100 Thieves romperanno la seconda torre della corsia centrale. Per i Golden Guardians adesso comunque la situazione è molto difficile, anche perché l'unica fonte di engage è l'Urled senza flash. E da uno Zonia. Follow-up un po' così. Ancora una volta Zonia. L'Urlo, non Contrax. Ah, scusa, l'Urlo. Contrax è l'altra fonte di engage, ma il problema è che non è abbastanza resistente per poter essere la forma di engage. Ma che è sto Zonia ancora? Andiamo a rivedere il replay. Anda, viene buttato indietro dal barile esplosivo. Un e bel dice grazie. Danno, ma Rakan è tipo... è in un party questa sera. Ha detto, ok, mi avete invitato alla festa, io sono pronto. E l'Urlo dice, ehi, Ryu, che ne dici di un viaggio? Voleva sparare in realtà Anna, ma si è messo in mezzo Ryu, aveva già tirato lo skillshot e viene intercettato da lui. Unlucky. Bro fist da parte di l'Urlo per Ryu. In generale stasera tutti i Gragas non sembrano... E che si fanno lo zombie? Non so che su ste mode. Nel senso, i tuoi amati CLG, anche loro. In over. Non mi è sembrato proprio in partita, diciamo. Ma infatti io li amo proprio per quello, perché ogni tanto fa ridere. Mi piace che i CLG abbiano questa tipologia di fanbase. Credo che tu non sia il solo, anzi. No, infatti, cosa devo essere? Un fan dei TSM che rosica ogni volta che perdono, visto che perdono così spesso. No, cioè non amo. Tolto il fatto che non stai parlando con un fan dei TSM. Lo so. Quindi. Chi è fan dei TSM? Per favore, infatti. Ragazzi. Se siete fan dei TSM, vergognatevi. Chi è fan dei TSM? Dai. Vediamo passare al centro vivo per quanto riguarda Someday. Ancora in split push, ancora disengage. Nel caso le catene della corruzione vadano a segno, adesso ha una via di fuga. Dai, 100 Thieves. So che ce la potete fare a setappare quel Baron. Avete i lumi di controllo nella zona del Baron. Avete la possibilità di spingere quel vantaggio all'interno della giungla avversaria, perché avete la priorità in mid lane. Ryu è... enorme a questo punto del game. È il momento di utilizzare quel Ryu per pushare la corsia centrale e prendere visione in profondità all'interno della top side jungle dei Golden Guardians. Cosa curiosa, Kodisan, guarda che ottimizzazione, va per il doppio oggetto di attack speeding invece che per andare per il frammento di infinito. Come credo mai? Voglia andare direttamente per il 100% quando chiuderà il suo secondo oggetto di... tra 20 minuti? Sì, quando chiuderà la sua infinity. Tutti pronti, 100 Thieves? Aspettano l'engage di Contrax. Contrax ha imparato la lezione, ha detto, ma magari no, eh. Death 3, bloccato. Ci sarebbe stato un muro di Matt, intercettare il proiettile. Someday dal lato. Dai, che ce l'ho potuto fare, guarda. E ricordiamo, non ha letality. Ma sto soffrendo, te lo giuro, è una cosa... sono di un... stanno facendo le cose con calma, non gli mettere fretta. Sì, ma, cioè... cioè, il fatto è che chi va piano va sano e va lontano, no? Sì. Questo è un detto bellissimo, per carità. Okay. Se vai in macchina e vai ai 150 all'ora nello stradino di casa tua, probabilmente stai facendo qualcosa di sbagliato. Ma se vai in LCS e sei contro una scaling comp, che sai che nel late game ti potrebbe distruggere con Orianna, con Varus, con Gragas, con Poppy, che Orianna sono un enorme frontline. Orianna non ha ancora preso una ultimate. Ed è Miki, sa giocare bene. Io dico che la composizione dei 100 Thieves rende impossibile a Orianna essere effettivamente efficace. Andrà, è troppo grosso. Fatto sta che comunque se arrivi nel late game la composizione dei 100 Thieves, ok, riesce a fare qualcosa perché è Noxzaya.
e perché hanno comunque una Sejuani a fare da frontline. Però rispetto ai gol di Garou, risposta di Contrax, punisce Ryu dopo il salto del portale immediatamente a Frumo ancora una volta. Charm su Contrax, cerca di bloccare Matt e Deftly, non riescono a salvarlo. Ennesima prigione glaciale sempre su Matt. Matt cade ancora una volta alla frontline di Golden Guardians, punita dai controlli dei 100 Thieves. E parlando dei 100 Thieves, Someday sta scappando dalla zona inferiore, si porteranno verso la zona del Baron. Hai parlato? Doppio TP? Spero di parlare più in fretta, nel senso la prossima volta, così magari comincia qualcosa un pochettino prima. Ryu ha un flash raccolto da per terra, c'è TP sia per Deathly sia per l'urlo, però il decideranno di non nelle utilizzarlo. Loro mani. Ok. Questo è un barone importantissimo perché già sono 9000 gol di vantaggio, hanno due draghi d'oceano, le torri esterne tutte ripulite dalla stessa persona, sempre Samedi, sempre lui. Questo è un setup perfetto per questo barone. Vediamo. Vediamo il replay. E qua Contrax prova a punire. Qua Ryu viene punito da Contrax. Ma però al flash, raccoglie il flash da terra che è stato utilizzato da parte di Contrax in precedenza. E riesce a scappare. Questo è il bello di Zoe. Sì. O il brutto di Zoe, dipende come lo vogliate interpretare. Flash. E Matt anche lui non è abbastanza resistente per rimanere in vita. Flash in invece che out, nonostante abbia l'opzione per andare a prendere il flash e non far capire nulla al team avversario e massimizzare ovviamente i danni del furto magico. Bravo Ryu, bravo Ryu. Credo nonostante abbiano capito benissimo quelli dei Golden Guardians che cosa è successo. Il problema è che non si spiegano perché hanno lasciato Zoe open, probabilmente. Gli ban sono solo 3 nella prima fase di partita. I'm sorry. Bolla della nanna. Presa nella seconda. La seconda, dopo la seconda fase di ban. Ah, è vero. Ups. Upsi. Tipo, io vedo il coach dei Golden Guardians che c'è X-Special di fianco a lui, che è tipo X-Special, che tipo Zoe la panna. Lui lo guarda e fa, me lo sono dimenticato. No. No, no. Base danneggiata da quelli che sono i cannoni potenziati dalla mano del barone. Golden Guardians cercano una difesa, ma hanno Something da una parte, il resto del team dall'altra. Cosa possono fare se non guardare quelle torri cadere al suolo? Ah già, è la forza di Jace. Quando sei con una 4-1 split push comp, subito è molto facile tirare giù queste torri. A dare con il supporto. 3-1-1. Le tre persone nella corsia superiore. Adesso questa è una nave che affonda. I buchi si aprono a destra e a sinistra. Non riescono a tapparli, Golden Guardians. Primo inibitore cade. Secondo, nonostante siano in 2 contro 3, adesso contro 4. Il buco che si apre è quello nella corsia centrale. Convergono nella corsia centrale, cade la corsia inferiore. È doloroso. Questa è la pressione che comunque queste sorte di composizione possono farti, specialmente quando gestisci bene le side wave. No. È quello che stanno facendo i ragazzi dei Golden Guardians. Balli o meglio esplosivo. Dei 100 Thieves. Sparato via. Vola un polo gigante sulla mappa. Morirà Contrax in mezzo alle ondate di servitori nemici potenziati dalla mano del barone. Someday porta l'acceleratore, spara una sfera elettrica verso Deftly. I danni sono limitati, ma bastano per cacciarlo via e permettere alla torre del Nexus di cadere giù. E adesso devono solo aspettare quelli che saranno i super minion. O forse neanche quelli. Bastano i minion. 3 ondate. Stanno per arrivare. Arrivano in questo momento le ondate di minion della formazione dei 100 Thieves. Che dovrebbe essere la chiusura del game sulla carta. Non rimane ancora più niente in piedi. 15 secondi all'arrivo di Contrax. L'urlo distrutto. Danni da parte di Xayah. Cody Sun. 3 oggetti e mezzo. Basta in avanza. Nexus esplode. Congratulazioni ai ragazzi dei 100 Thieves. Che piano piano, casci casci, arrivano a ottenere la vittoria. O pepe pepe. E vabbè. Ok, è stata una lunga partita. Parlando di specialità regionali, no? Esatto. Quello che dicevamo di prima. Specialità regionali. E comunque, ottimo game dei 100 Thieves. Sì. Solido, molto meglio di ieri. Molto molto meglio di ieri. Hanno sistemato alcuni dei loro errori durante le fasi centrali. Rimane il fatto non perfetti, potevano chiudere molto prima, ci sono state davvero tante aperture. Sembra che 100 Thieves durante le fasi centrali abbiano questa sorta di paura di tirare la corda, no? Premere il grilletto, capire quando effettivamente quanto possano andare aggressivi. Però questo vuol dire che nel macro schema della classifica delle NA al CS, Sarengo, perché non ne abbiamo parlato da un po' di tempo, la vittoria degli Echo Fox li porta ancora una volta a pari merito con questa vittoria dei 100 Thieves. Ancora rimangono una volta lì. Sono in contesa per la seconda posizione delle NA al CS. E sono solo Liquid, una vittoria dalla prima. I Team Liquid che hanno vinto il primo game
sono stati in grado di muoversi nella prima posizione già nella giornata di ieri, però adesso sono ancora lì con uno stacco di una partita di vantaggio. Sono 10-4, 9-5 per quello che riguarda sia 100 Thieves sia i ragazzi dei Team Liquid. Quindi questo vuol dire che i Golden Guardians sono giù, tanto giù, sono 5-9 in questo momento. Scendono nonostante l'ottimo record che avevano poche settimane fa, incominciano a perdere posizioni. La cosa importante di questa partita è stato quel Jace, ma vediamo il setup intero delle squadre, perché senza il resto della squadra ovviamente Jace non sarebbe funzionato. Assolutamente sì, ma in generale quando guardi questa sorta di composizione tu guardi le prime fasi della Pikeman phase e dici ok, abbiamo Rakan, abbiamo già Zoe, perché... Sì, è stata perspiccata, che mi perdono, questo è stato un errore nel confondermi con la partita di prima. È stata perspiccata, hai Varus dal lato dei 100 Thieves. Quindi tu hai già praticamente una composizione. No, avevi Xayah, Varus, questo è un errore. Xayah. Questo è un errore da parte della grafica dell'NA al CS, comunque. Avevi una Xayah assieme a Rakan, quindi avevi già una solida botlane. Avevi Zoe nella corsia centrale, quindi pushing lane o comunque un solido laner nella corsia centrale, comunque un campione che ti offre tanto durante le fasi centrali. Per tanti 100 Thieves qui dicono ok, avendo visto che loro stanno andando per una sorta di frontline, qua hanno messo anche Gangplank. Questa draft è completamente a caso comunque nella grafica. Nella corsia superiore c'era ovviamente Poppy. C'era Poppy, nella giungla c'era Gragas, non Gangplank, quindi questo inizia è un errore. Con la G però. Inizia con la G, quindi lo possiamo concedere. C'è anche la seconda G. Varus e Xayah, anche loro sono abbastanza vicini in realtà. La cosa importante in questo caso è vedere il setup che hanno avuto. In questo caso i campioni fondamentali delle due composizioni. Gragas ha fatto un ottimo early game, ma non è bastato. È andato per questa itemizzazione AP che poi è stata punita perché la front line nemica è diventata improvvisamente gigantesca quando sono cadute quelle due torri in contemporanea per i 100 Thieves. Come sono cadute quelle due torri? A causa del focus immotivato e eccessivo nella corsia inferiore dei Golden Guardians. Sì, e in generale quando guardi come hanno giocato a livello di macro play, ragazzi di 100 Thieves, nell'early game tu dici ok, potevano forse forzare un pochettino di più, giocare un pochettino di più in funzione di Jace, ma è davvero quel primo dive post livello 6 dove hanno premuto il grilletto, hanno schiacciato l'acceleratore, comunque sono andati a tutta birra e abbiamo visto comunque l'arrivo anche di Ryu dalla corsia centrale verso la corsia superiore, e a questo punto tu dici ok, i Golden Guardians sono comunque riusciti a rispondere correttamente al dive. Andiamo a rivedere il replay qui. Proprio il riescono dive. A rispondere al dive. Arriva Ryu nella corsia superiore. Prende una bolla della nanna. L'urlo, tra l'altro, manda via subito Sunday, che quindi sarà forzata a flashare in per andare a colpire l'urlo, che blocca con la presenza ferrea la Q di Sunday e lo rispedisce sotto torre. Quindi riesce a prendere una kill in cambio. Questo è il miglior scenario per i Golden Guardians, perché riescono a prendere il 2x2 in top lane. Riescono ad uccidere Sunday senza necessariamente sacrificare troppo, ok? Quindi prendono un 2x2, sono a posto così. Successivamente abbiamo visto il gank nella corsia superiore dei Golden Guardians, dove prendono una seconda kill sul Jace di Sunday e botlane Kodisan muore in un 3v2 dive alla corsia inferiore. Pertanto per i 100 Thieves alcune azioni comunque stavano andando storte, ma è stato questo singolo fight che vedremo credo successivamente, perché non è stato questo episodio, ma è stato quello successivo a questo dove abbiamo visto il flank questo da parte di Kodisan. Questo è stato abbastanza neutrale, dove i ragazzi dei 100 Thieves davvero hanno... Ma è comunque importante per far notare una cosa, quella che è stata la differenza. Infatti vediamo il primo spike, arriva intorno ai 12 minuti e poi sale consistentemente durante tutta la partita. Guardate i danni di Poppy, guardate i danni di Orianna, guardate i danni di Varus, sono completamente inesistenti. Quando il top damage della tua squadra è Gragas, quel Gragas con uno Zonia, ok? Come secondo oggetto, con stivali di mercurio... Yeah. Non il massimo, diciamolo così. Vuol dire che non hai giocato. Il fatto è che i 100 Thieves, nonostante comunque Jace fosse stato portato indietro, leggermente indietro nell'early game, perché comunque aveva un massivo vantaggio in farm, era tipo 15 CS avanti a 7 minuti, ok? Nonostante ciò comunque sono riusciti, o meglio, Sunday è riuscito costantemente a creare questa sorta di vantaggio in minion, e da lì comunque Anda ha portato sempre più attenzione verso la corsia superiore, quindi è riuscito a snowballare Sunday fuori controllo. Da lì lui ha preso tipo un oggetto intero di vantaggio e non c'era più nulla che potesse fare l'urlo nella side lane, e da lì tutto è andato a crollare per i ragazzi dei Golden Guardians. E ancora una volta ragazzi, così come nelle partite precedenti, così come nella giornata di ieri, sono personaggi importanti che fanno le partite. Kindred, come la fermiamo? Morgana, come la fermiamo? In questo caso Zoe, come la fermiamo?
torniamo ancora una volta, non c'è risposta a questa Zoe. E scopriamolo nella prossima partita, l'ultima Optic Gaming contro Clutch Gaming. Rimanete con noi qua su PC Sports, a tra pochissimo. Chi ha perso è caduto, chi ha vinto è stato glorificato. Ogni anno tutto ricomincia e la fiamma dell'eterno conflitto tra le fazioni di League of Legends si riaccende più lucente che mai. Preparatevi a Red Bull Factions 2018.